Il 2008 chiudeva meno 2,7%, previsione 2009 meno 11%, ma non è tanto questo che lascia perplessi, anche se vuoi, insomma, con mille interrogativi. È il fatto che per la prima volta, fino ad aprile a parte, perché lì ci sono dati certi, la previsione muove senza la certezza dei dati storici, quindi cioè, è cambiata completamente la metodologia. Siamo veramente di fronte a un nuovo mondo. Sì, esattamente. La storia ci ha aiutati fino allo scorso anno nel formulare previsioni che appunto utilizzassero serie storiche che venivano poi elaborate, generavano delle indicazioni, queste indicazioni venivano verificate sul campo anche con gli operatori, con gli addetti ai lavori per assegnare loro un valore abbastanza solido e abbastanza plausibile. Non si può più fare così, credo che anche l'economia abbia insegnato tanto in questi ultimi mesi di quanto sia difficile lavorare sulle serie storiche, di quanto a questo punto sia quasi inutile considerare quello che è successo nel passato per prevedere il futuro, con delle eccezioni però del lavoro un po' che abbiamo fatto qui. Ci siamo ancorati all'andamento che il mercato ha all'interno dell'anno, ovvero in ogni stagione, come in tutti i mercati, anche nel mercato pubblicitario, il mercato ha delle caratteristiche più o meno forti in funzione appunto della stagione, quindi del periodo dell'anno. Abbiamo tenuto conto di questo, che è un dato molto robusto storicamente, e utilizzando i primi 4 mesi, che sono già un consuntivo, e valutando l'importanza che questi 4 mesi hanno sull'anno, abbiamo provato a stimare l'anno 2009. Quindi il meno 11 deriva da questo, per essere, non dico più sicuri che è una parola grossa, ma meno incerti su questo meno 11, abbiamo provato a distribuire questi dati per i singoli mesi per calcolare come potrebbe andare da qui in avanti in termini di tendenza. E quello che abbiamo visto ci sembra ragionevole, ovvero la flessione sarà comunque costante in tutti i mesi, ma sarà meno forte da luglio-agosto in avanti, e sarà relativamente modesta proprio negli ultimi mesi dell'anno. Con un insomma, sospiro di sollievo a novembre, addirittura più uno, per andare poi a dicembre a meno uno. Sì, il più uno appunto nasce da un calcolo algebrico, ci piaceva lasciarlo perché è un segno più dopo tanti mesi meno, di meno così importanti, quasi a livello di scaramanzia, però al di là delle battute, quindi l'abbiamo lasciato e c'è un più uno che potrebbe essere una piacevole sorpresa. Al di là di questo, l'indicazione forte è che appunto la flessione nell'ultima parte dell'anno sarà sicuramente meno modesta, come anche lo sarà meno modesta all'inizio del 2010, anche proprio per un fatto di algebra, cioè per un fatto di confronti con un inizio dell'anno 2009 davvero drammatico, come appunto abbiamo visto. Altra considerazione, tutto il mondo paese, perché eccezione dell'Asia con Cina e India che continuano a crescere anche se anche loro in flessione, il resto del mondo insomma le dinamiche sembrano abbastanza simili, se vogliamo l'Olanda e la Germania magari fanno un po' caso a sé. E questo cosa significa? Che veramente probabilmente dobbiamo imparare a cambiare registro di ragionamento? Sì, sono tante considerazioni. Da un lato il fatto che le cose vadano in modo diverso dai paesi sottolinea proprio le peculiarità di questo mercato, che per molti aspetti ha delle caratteristiche di forte localizzazione, anche se ci sono molti gruppi mediatici che sono multinazionali, che operano in tutto il mondo. Il mondo del media, della pubblicità classica è un mercato molto locale, e questo lo si evince appunto guardando andamenti anche differenziati tra settori merceologici, tra mezzi stessi, e questo è un tipo di considerazione. L'altro è sicuramente il dibattito centrale in tutti i paesi è il conciliare l'evoluzione dei mezzi, in modo particolare l'online e tutto il digitale, con quello che era la tradizione, ovvero i mezzi tradizionali storici, carta stampata, televisione. E anche qui le considerazioni sono tante, però abbiamo visto che è davvero importante essere fortemente ancorati ai dati, ancorati ai numeri, misurare l'utilizzo dei diversi mezzi simultaneamente, misurare tutti indicatori che possano permetterci di meglio orientarci in questa evoluzione, se non rivoluzione mediatica,
che davvero rende il panorama di chi opera in pubblicità davvero complesso, perché tutto si muove contemporaneamente. Ecco, concludendo con uno sguardo veloce ai mezzi, diciamo, cazziata e mazziata la stampa, che se vogliamo alla riconversione che già viveva prima della crisi, subisce anche la crisi, quindi a danno si aggiunge danno, e segna, non so, in Italia mi sembra un meno 25% la periodica piuttosto che meno 20% la quotidiana. E comunque tutto il comparto dei media classici continua a valere sopra l'80% nel panel. Quando e se cambierà mai questa situazione? Ma questo rapporto tra media classici, media, nuovi media, online, eccetera, è un rapporto che appunto vede un forte sbilanciamento ancora sui media classici, forte, poi ne parliamo di oltre l'80-85%. Questa è la situazione ad oggi, è in costante evoluzione e sicuramente il peso di tutto l'online, il digitale, è destinato ad aumentare nel tempo in maniera costante, come già sta facendo adesso. Cosa non semplice da valutare è quanto tempo ci impiegherà a modificare in modo importante il proprio peso, in modo significativo, quando i due rapporti si bilanceranno, addirittura si invertiranno. Nel frattempo, questo avverrà, non si sa quando, nel frattempo gli operatori devono comunque conciliare una forte attenzione anche mediatica su tutto il nuovo, il digitale, l'online, che sono tutti settori anche particolarmente, fanno tendenza, sono in azienda, se ne parla, e conciliarlo con ancora il grosso della spesa che è concentrato sui mezzi tradizionali. Fare l'uno e l'altro, quindi non perdere l'opportunità di sperimentazione, non perdere il controllo di quello che è il grosso della spesa e lavorare contemporaneamente sull'integrazione dei due. Il mondo della stampa, che sicuramente non è in acque facili, sta proprio dibattendo, ma indipendentemente dalla crisi, è un'evoluzione, come dicevi giustamente prima, che era già partita, sta cercando di riconvertirsi, di valutare l'importanza dell'online rispetto alla carta, come farli lavorare insieme o se addirittura, come in alcuni casi anche intestate in altri paesi nel nostro pianeta, decidono di passare totalmente all'online, con esiti, anche qui non c'è una regola, con esiti assolutamente diversi, c'è chi riesce a far quadrare il conto economico, c'è chi no, o c'è Rupert Murdoch che appunto parla di l'unico modo per far sopravvivere il business online è far pagare i contenuti. E tutto questo è da veramente provare, sperimentare, e da qui il nostro invito, ma non perché vendiamo dati, ma veramente a lavorare sui numeri, a lavorare ad essere fortemente ancorati sulle informazioni, sennò è facile davvero sbagliare strada.